Al Cinema Astra di Firenze è stato presentato Fronte Mare, il libro del giornalista Massimo Canino. Il volume presentato dallo scrittore e autore di importanti trasmissioni Mediaset parla del viaggio a bordo della sua barca a vela e racconta storie e avventure di gente straordinariamente normale che vive nei porti. Vado in mare, vado navigando e navigando scrivo. E così è stato. Ho fatto una sorta di barca redazione, il giorno navigavo o intervistavo le persone che appunto ho incontrato nei vari porti e la sera mettevo giù e mi mettevo a scrivere il libro che è nato in 4 mesi. Di navigazione, abbiamo fatto circa 500 miglia, ho visitato 16 porti in Toscana e ho raccolto 18 storie, che sono tutte raccolte qua, sono storie belle, storie che hanno un denominatore comune, storie di gente, io dico straordinariamente normale, ma che hanno in termini di rettitudine, moralità, attaccamento al lavoro, amore per il prossimo, qualcosa da insegnare alle future generazioni. Mi auguro, il libro è dedicato ai giovani, e mi auguro che appunto i giovani vogliano leggere questo libro. L'evento è stato organizzato dalla Banca di Cambiano. Ci è sembrata un'iniziativa notevole di presenza e come banca abbiamo deciso di dare il nostro modesto contributo alla realizzazione di questa impresa. Mi pare che sia quello che ha trovato e che ha scoperto durante il viaggio, sia l'iniziativa editoriale, sono un bel risultato e già questo premia l'investimento che abbiamo fatto. La curiosità di come si viveva quando i giovani non erano nemmeno nati. Per esempio, la prima storia che ha dato il via al libro è questa storia di questo, uno degli ultimi minatori delle miniere di Capoliveri all'Isola d'Elba. Ecco, quest'uomo, appena io lo conobbi per caso, mi disse: io per 30 anni non ho visto la luce del sole. Ecco, lì io rimasi un attimo: come si fa a vivere? Io sono meteoropatico, quindi senza sole non rendo conto come si possa vivere. Ecco, ho capito, in quel momento ho capito che quando queste persone purtroppo non ci saranno più, ai giovani, alle future generazioni, chi gli racconterà com'era la vita del minatore? Ecco, se non la cristallizziamo in un libro. E così è nata l'idea. E poi ovviamente ne ho cercate altre, ci sono anche dei pescatori, ci sono medici, ci sono persone che hanno un maestro d'ascia, sono persone che hanno qualcosa da raccontare alle future generazioni. E quindi diciamo che secondo me è utile che questi ragazzi apprendano da un libro come questo come si viveva nell'epoca passata. Quando ho pensato di leggerlo, ho pensato di leggere un libro che parlasse di barca a vela, di una crociera in mare, eccetera. E poi sì, diciamo che l'ambientazione è questa, sullo sfondo c'è questo, ma in realtà insomma, la sostanza e il significato del libro è ben altro, no? Quindi questi racconti di quelli che lui definisce persone straordinariamente comuni, straordinariamente normali, tutte dotate di grandi valori umani, e mi hanno fatto riflettere e ho trovato, dire, tanti punti in comune con quello che è il nostro credo quotidiano e con quella che è la politica che Banca Cambiano porta avanti da 140 anni. Dico 140 anni non a caso, ma perché ricorre proprio il 140esimo quest'anno. Oggi i ragazzi magari fanno storie se la carne è un po' dura. Il pasto del minatore era pane secco, sale e cipolla. Ecco, se magari ci si rendesse conto, non avevano il tablet, le scarpe di moda non c'erano, addirittura c'era chi per andare a lavorare gliele comprava il datore di lavoro e poi gliele scavalava lo stipendio perché non avevano nemmeno le scarpe. Questo per dire che ci sono tante cose che magari ti lasciano di stucco, erano cose vere.